Ben ritrovati, tra breve del nostro TG ci occuperemo di cronaca con la morte di un operaio sulla 3, aveva 44 anni, era di origine marocchina, è il tratto maledetto, quello di Mormanno. Ci occuperemo poi di politica perché il governatore calabrese dice basta assistenzialismo per il sud. E altro tema caldo, l'immigrazione. Oggi tra Vibo e Reggio sono sbarcati in Calabria 1000 migranti. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Il tratto maledetto della 3 miete un'altra vittima, si tratta di un operaio di nazionalità marocchina impegnato in un cantiere nei pressi di Mormanno. L'uomo è stato schiacciato da una trave metallica che stava montando insieme ad altri colleghi. Il governatore ai calabresi dice l'assistenzialismo è nemico del sud, intanto la CGIL consegna al presidente Oliverio l'elenco delle priorità, cose concrete da fare, afferma il sindacato per la ripresa. La Calabria sempre più terra d'approdo per le navi cariche di disperati, oggi ne sono arrivati altri 1000 nei porti di Vibo e Reggio Calabria. Nel barcone attraccato nella città dello Stretto ci sono anche 4 cadaveri. Il governo accoglie la richiesta della giunta regionale e destina poco più di 4 milioni a Rossano per i danni dell'alluvione del 12 agosto. Nostra intervista con il prefetto di Cosenza, Tomao. Brutto e inqualificabile episodio verificatosi ai danni della sezione cosentina dell'Associazione per la lotta alle leucemie. La scorsa notte hanno rubato l'auto che i volontari utilizzano per il trasporto degli ammalati. Eccoci pronti, ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, è stato schiacciato da una trave metallica mentre stava lavorando in un cantiere, l'operaio stava proprio montando questa trave metallica nel cantiere della Salerno-Reggio Calabria nei pressi di Mormanno. È morto così questa mattina un operaio, aveva 44 anni, era di origine marocchina, i particolari nel servizio di Isabella Roccamo. Ecco la trave che questa mattina ha schiacciato un operaio di nazionalità marocchina che stava lavorando in uno dei cantieri aperti sulla A3. La tragedia a Mormanno, la vittima un operaio di 44 anni, Erek Faid. Il fatto si è verificato intorno alle 8:15. Nel cantiere erano in corso i lavori per montare una trave metallica. L'uomo, residente a Sant'Angelo Le Fratte, in provincia di Potenza, lavorava per un'azienda di carpenterie metalliche. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato durante la fase di montaggio della trave. Inutili i soccorsi. La dinamica dell'incidente è adesso al vaglio dei carabinieri che hanno sequestrato l'area teatro della tragedia. Sul tratto interessato lunghe code e disagi per gli automobilisti. L'ANAS ha disposto un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità da parte dell'impresa per cui l'operaio lavorava. Il presidente dell'ANAS, Gianni Vittorio Armani, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima e vicinanza alla famiglia dell'operaio morto nel cantiere dell'A3. È stata espressa anche dai sindaci di Mormanno, Guglielmo Armentano, e di Linio Castello, Gianni Cosenza. Ancora una morte bianca, dunque, in uno dei cantieri in cui si lavora per l'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria. Il 2 marzo scorso, lo ricordiamo, il crollo del viadotto Italia e la morte di un giovane operaio romeno. Tragedie che riportano drammaticamente all'attenzione la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro. E anche i sindacati esprimono profondo dolore e cordoglio, lo vediamo insieme sulle agenzie di stampa. Questa è la nota diramata da CGIL CISL e UIL per la morte del giovane operaio Said a seguito del grave infortunio mortale avvenuto a Mormanno sull'autostrada A3. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza, scrivono i sindacati, vanno in primis ai suoi cari, poi a tutti gli operai impegnati in questo cantiere. Oggi per noi è il momento dell'uso
lutto e del dolore. Da domani ci attiveremo per chiedere un incontro urgente al capo compartimento della 3 dell'ANAS e nello stesso tempo si riuniranno le segreterie unitarie del sindacato e delle costruzioni di CGIL e CISL e GUIL per mettere in campo unitariamente tutti gli sforzi possibili per evitare tragedie come queste. La politica adesso, perché il governatore Mario Oliverio ai calabresi dice l'assistenzialismo è nemico del Sud, non abbiamo bisogno di elemosine. Intanto la CGIL consegna al Presidente l'elenco delle priorità, cose concrete da fare, afferma il sindacato per la ripresa. Vediamo. Il più grande nemico del Mezzogiorno è l'assistenzialismo, lo ha detto il presidente della regione Mario Oliverio, anzi il governatore lo ha ribadito perché lo va dicendo da più tempo, anzi proprio a Roma in occasione della direzione nazionale del PD in cui si è discusso di Mezzogiorno. Oliverio ha portato il messaggio di una Calabria che, per usare un hashtag caro a Renzi, cambia verso. Non abbiamo bisogno di elemosine, sottolinea il governatore calabrese, ma di un progetto innovativo da mettere in campo nel pratico, spiega. Bisognerà puntare sulle reti, sulla banda ultralarga, su Gioia Tauro, sull'istituzione della zona economica speciale e ancora sulla sistemazione idrogeologica e non ultimo definire strumenti che offrano un quadro di convenienza agli investitori e agli investimenti. Una sfida gigantesca la definisce Oliverio, che necessita anche di uno stravolgimento di comportamenti, cioè basta sospetti, pregiudizi, immagini stereotipate, piuttosto essere consapevoli di avere le carte in regola per il confronto con il tavolo nazionale. Nella stessa direzione spinge il sindacato, in particolare la CGIL, che chiede poche cose ma concrete e la verifica di quanti investimenti pubblici si intende spostare per modernizzare le ferrovie, il corridoio ionico, la velocizzazione della tratta Reggio-Roma, quante risorse e quali tempi di completamento per la strada statale 106, ancora come si intende procedere per la ZES nel porto di Gioia Tauro. L'ultimo punto è drammaticamente sensibile e riguarda l'agricoltura, settore, sostiene la CGIL, che può alimentare nuova occupazione di qualità, legandolo alla nascita di un innovativo sistema di trasformazione dei prodotti. È necessario, conclude il sindacato, che il governo assuma per intero e senza tentennamenti l'obiettivo di abbattere il sistema del caporalato con norme rigide e chiare e soprattutto con un sistema di controlli veri e concreti nei territori dove più evidente è il rapporto mafia-caporale-azienda. Infine, accelerare sulla mobilità e mettere Reggio Calabria nelle stesse condizioni delle altre 9 città metropolitane. Il master plan annunciato da Renzi darà risposte a queste esigenze. La Calabria, come sempre, aspetta. L'emergenza sbarchi, 250 migranti sbarcati a Reggio, 700 a Vibo, oggi nella nave attraccata nella città dello Stretto anche 4 cadaveri. Vediamo. Potrebbe rappresentare una svolta per il porto di Vibo Marina lo sbarco di questa mattina, il 12° di quasi 800 migranti giunti a bordo della nave Borbon Argos di Medici Senza Frontiere. Questo perché un gruppo così numeroso appare come un salto di qualità che carica di maggiore oneri il porto di Vibo Marina, mentre nel Mediterraneo la situazione appare in un crescendo di drammaticità e disperazione. Lo stesso fatto che il gruppo di Medici Senza Frontiere stia privilegiando questo scalo è da tenere in considerazione. Infatti, dei 12 sbarchi finora susseguitisi, questo è il quinto condotto dall'organizzazione internazionale ed in particolare è la terza volta che approda la nave Borbon Argos. La maggior parte dei profughi sono famiglie di origine siriana con diversi bambini, il resto proviene da Costa d'Avorio, Mali, Camerun, Nigeria, Sudan, Eritrea, Etiopia, Bangladesh e Pakistan. Le condizioni di salute dei migranti sono buone, una volta superato lo screening medico i migranti saranno trasferiti in centri di accoglienza così come previsto dal piano del Ministero dell'Interno, ma questa volta si è dovuto gestire una situazione più delicata perché oltre un centinaio di donne sono risultate incinte. La macchina organizzativa coordinata dalla prefettura appare ormai ben oliata ed in grado di affrontare l'ennesima emergenza senza problemi, anzi oggi il molo è apparso trasformato in una sorta di cittadella dell'accoglienza con i medici del 118 e del servizio di continuità assistenziale in grado di assolvere i propri compiti senza problemi, mentre i volontari della Croce Rossa e gli uomini dei diversi gruppi di protezione civile
civile hanno garantito che tutto procedesse senza intoppi. A vigilare le forze dell'ordine incaricati all'identificazione, mentre gli agenti della questura avrebbero già individuato alcuni degli scafisti. Ma rimane la grossa emergenza che sta attanagliando la Calabria, perché dopo lo sbarco di ieri a Roccella Ionica, i circa 1000 migranti giunti stamane in due distinti sbarchi dimostrano la criticità della situazione. Nel porto di Reggio Calabria, inoltre, la motonave Fiorillo della Guardia Costiera con a bordo 250 migranti è stata costretta a portare a terra anche 4 cadaveri, 3 donne ed un uomo di varie nazionalità. L'uomo è morto per annegamento poco prima che iniziassero le operazioni di soccorso nel canale di Sicilia. Le 3 donne invece sono morte per le esalazioni di benzina. Insomma, una emergenza senza soluzione di continuità. E domani sono attese a Corigliano Calabro 250 persone, si tratta di 250 migranti, la protesta del sindaco della città ionica Geraci, che in una dichiarazione alla stampa fa sapere di non avere più risorse. Vediamo. Sono attesi domani a Corigliano 250 migranti, la città dello Ionio Cosentino è in grave difficoltà. Il sindaco Giuseppe Geraci aveva evidenziato le esigue risorse finanziarie del municipio in tempi non sospetti. Aveva protestato in maniera vibrata anche prima del 12 agosto, giorno del nubifragio che ha pesantemente colpito Corigliano. Il primo cittadino ancora alle prese con il fango sottolinea come lo sbarco di domani sarà la ciliegina sulla torta dopo quello che abbiamo subito con l'alluvione e aggiunge: non abbiamo più soldi. Come comune, spiega ancora, abbiamo risorse minime perché tutto il possibile è stato utilizzato per l'emergenza alluvione, quindi dico che noi non possiamo garantire più nulla e di questo è a conoscenza la prefettura. Domani cosa accadrà dunque nel porto di Corigliano? Resta l'incognita, il dato sicuro è che la nave attraccherà con il carico di persone che hanno necessità di accoglienza, che significa acqua e viveri, mediatori culturali, oltre alle forze dell'ordine e ai sanitari. Noi, fa sapere ancora Geraci, finora stiamo solo anticipando, infatti attendo i soldi degli sbarchi precedenti. Dopo l'alluvione ha concluso, ci siamo svenati e non abbiamo avuto aiuto da nessuno. Per carità, comprendo benissimo che Rossano ha subito danni enormi, ma dopo aver superato l'emergenza, Rossano avrei gradito inviassero anche a me, magari solo l'esercito. Io non posso sapere in anticipo cosa accadrà domani, ma è sicuro che né io né l'intera macchina comunale siamo più in grado di garantire qualcosa. Lo stato d'emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri ha consentito lo stanziamento di quasi 4 milioni di euro da destinare ai primi interventi di assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità e dei servizi pubblici e delle infrastrutture e interventi per ridurre il rischio residuo. È una somma che non basterà a soddisfare le esigenze del territorio. Sarà il commissario nominato alla Protezione Civile a quantificare il fabbisogno di altre risorse. Potrebbe essere lo stesso prefetto a ricoprire questo ruolo fondamentale. Gianluca Pasqua. 3 milioni 900 mila euro, questa è la somma stanziata dal Consiglio dei Ministri che ieri ha decretato lo stato di emergenza per il territorio di Rossano e i comuni limitrofi colpiti dall'alluvione dello scorso 12 agosto. Il provvedimento è la risposta del Governo alla richiesta inoltrata dalla Giunta regionale nella seduta del 18 agosto scorso. La prosecuzione dell'iter avviato in collaborazione con la Prefettura di Cosenza, che ha seguito tutte le fasi successive agli eventi atmosferici. Ho seguito la fase ovviamente della prima emergenza lì sul posto, come saprete, dal 12 di agosto. Successivamente la Prefettura, il mio ufficio si è occupato anche di quelle che sono una parte delle attività necessarie per arrivare alla dichiarazione dello stato di emergenza. Abbiamo fatto una riunione qui in prefettura, in cui una riunione molto partecipata, in cui erano presenti, oltre alla rappresentante della regione, anche tutti i sindaci e i tecnici delle amministrazioni comunali che avevano riportato danni a causa dell'alluvione, e in quella sede sono state fornite, oltre a indicazioni esplicative per quanto riguarda le modalità di produzione della documentazione necessaria per la dichiarazione dello stato di
emergenza, si è fatto anche il punto della situazione e sono state quindi poste in essere tutte quelle attività necessarie per poi mettere a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e poi quindi anche della Presidenza del Consiglio del Governo la documentazione necessaria per arrivare appunto alla dichiarazione dello stato di emergenza. La cifra è ben lontana da quelle indicate dai primi cittadini dei comuni coinvolti. Si tratta delle risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, interventi per ridurre il rischio residuo, ovviamente nel limite dei fondi disponibili. Il prefetto Tomao chiarisce che non si tratta di stato di calamità, che è ben altra cosa. Lo stato di calamità invece riguarda aspetti più prettamente legati alla agricoltura, zootecnia, quindi ai danni che possono, che conseguono a causa di calamità naturali in questi settori e alle infrastrutture proprio di questi settori. Il capo del Dipartimento di Protezione Civile nominerà un commissario che provvederà a una ricognizione dei danni pubblici e privati, trasmessa all'attenzione del Consiglio dei Ministri, che valuterà se e quante ulteriori risorse stanziare proprio per il ristoro dei danni. Il commissario potrebbe essere lo stesso prefetto. È possibile, ma su questo non ho nessuna indicazione al momento, per cui sarà per la stessa Protezione Civile Nazionale chiaro soggetto che dovrà poi procedere a questa attività. Sembra destinata a restare lettera morta invece, che effettui una sorta di controllo sull'utilizzo dei fondi a disposizione. Un suggerimento che non mi pare trovi riscontro in norme di legge, quindi è una richiesta sulla quale al momento non posso dare alcuna precisazione, alcune dichiarazioni. A Catanzaro adesso, dove sarebbe morto per overdose il 35enne trovato senza vita nella sua abitazione. Vediamo. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del 35enne trovato senza vita nel suo appartamento a Catanzaro. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un overdose, ma non si esclude che a stroncare il 35enne sia stata una partita di eroina tagliata male. Sono stati i familiari dell'uomo ad allertare gli inquirenti perché da oltre 24 ore non avevano sue notizie. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento di Campagnella, quartiere a sud della città di Catanzaro, lo hanno trovato riverso per terra. Il suo cuore aveva smesso di battere. Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno che hanno avviato le indagini. Il 35enne, originario del Crotonese ma residente da tempo nel capoluogo, dopo un passato difficile aveva trovato un lavoro, era infatti cameriere in un noto ristorante della zona e l'amore. La data del matrimonio era stata fissata per il prossimo anno. L'uomo sembrava dunque aver superato i problemi con la droga. Invece i suoi progetti di vita nuova sono stati spezzati, a quanto pare, da una dose letale. Secondo quanto si è appreso nell'abitazione, i carabinieri hanno trovato dell'eroina. Le indagini proseguono. Una Punto rossa di vecchio tipo, un'auto senza alcun valore, sottratta all'associazione Casa Ail, impegnata nella lotta alle leucemie e nel supporto ai malati. Dall'associazione l'appello: ridateci la vecchia utilitaria, per i nostri pazienti è importante. È accaduto a Cosenza, vediamo. Emilio Leonetti, operatore di Casa Ail, associazione che ha subito un furto di poco conto dal punto di vista economico, però fondamentale nell'organizzazione del vostro lavoro. Assolutamente fondamentale, perché per l'appunto, come hai fatto, come hai sottolineato, sicuramente di poco conto nel valore, ma di fondamentale importanza per quanto riguarda il trasporto dei pazienti e per quanto riguarda sempre l'operatività di Casa Ail, quindi dare l'opportunità al paziente di avere un trasporto rapido e sicuro e ovviamente senza costi. L'auto è un appunto, faccio riferimento dicendo semplicemente che è un vecchio tipo di un appunto, quindi risale intorno al 90 all'età dell'auto, di colore rosso, facilmente tra l'altro intercettabile perché presenta i loghi AIL sui vetri, sulle portiere dell'auto, quindi insomma è facilmente reperibile. Cerchiamo di trovarla perché ha davvero un valore molto importante per l'AIL, per tutti noi, soprattutto per i pazienti.
La targa e il numero di telefono per dare riferimenti a chi sa qualcosa. Allora, la targa è CS549100. Il numero di telefono potete chiamare al 329-9391-515. Potete chiamarci chiaramente in qualsiasi orario, nel momento in cui avvistate l'auto, se la vedete parcheggiata, se la vedete circolare, chiamateci immediatamente, avvisate magari le forze dell'ordine, dateci una mano perché ne saremmo chiaramente molto grati. E adesso ci spostiamo a Rocca Imperiale. L'autore e compositore Mogol è stato ospite ieri sera di una delle serate che il comune di Rocca Imperiale sta dedicando al premio internazionale di poesia Il Federiciano. Stasera l'ospite d'onore sarà il regista Pupi Avati. Vediamo. Il maestoso castello di Rocca Imperiale è la sontuosa cornice della 7ª edizione del Festival Internazionale di Poesia Il Federiciano. La manifestazione, organizzata dalla Aletti Editore con il patrocinio del comune di Rocca Imperiale, ha preso il via il 22 agosto e fino a domenica 30 declinerà tutti i linguaggi della poesia, anche attraverso autorevoli presenze del mondo della cultura nazionale ed internazionale. Il festival in qualche modo riesce ad attirare e portare qui in queste terre artisti di fama internazionale. La cosa importante però è che noi riusciamo a narrare una nuova Calabria, cioè l'obiettivo è di narrare una nuova Calabria e di associare a questo territorio personaggi che in qualche modo la riqualificano e le danno quello spessore che effettivamente merita. Un festival importante, riconosciuto e oramai è diventato una tradizione della nostra comunità, che quest'anno è ancora più ha dato visibilità ed è stato più importante degli anni precedenti per le presenze che ci sono state. Abbiamo fatto un buon lavoro con l'editore Aletti e la Regione Calabria ha sostenuto fortemente questo evento, quindi complessivamente ritengo offriamo una vetrina completa di eventi, ma soprattutto anche di carattere culturale. Questa sera è sicuramente un evento culturale di primissimo piano. Per il secondo anno consecutivo e dopo lo straordinario successo della passata edizione è ritornato al Festival Il Federiciano Mogol, il più importante autore di testi della storia della musica italiana. Il grande maestro ha ripercorso la lunga storia della sua carriera anche attraverso spaccati di vita, aneddoti e curiosità sulle collaborazioni con i più rappresentativi musicisti italiani. Alla città di Rocca Mogol quest'anno ha voluto regalare un suo personalissimo pensiero racchiuso in un aforismo che resterà nella storia delle sue produzioni letterarie. Rocca Imperiale, mai conquistata, domina un colle calabro, solennemente orgogliosa della sua inaccessibilità. Al termine della serata, il sindaco Giuseppe Ranù ha omaggiato l'illustre ospite con la consegna delle chiavi della città. Un viaggio tra i paesaggi della Sila a bordo della vecchia locomotiva, l'iniziativa patrocinata dal comune di Serrapedaccio e siamo nel Cosentino. L'appuntamento domani alle 10, partenza dalla stazione di San Nicola, rientro la visita al museo e agli impianti fissi. Noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi lasciamo con la nostra copertina di chiusura, una copertina in musica dedicata al Tour di Renga in Calabria. Vediamo. Sai quanto mi piacciono i vizi dell'esistenza, quando non c'è più niente da perdere, consolo la mia speranza, confondere le mie paure, quando non c'è più niente da prendere, si affacciano. Oh.
Si aprono e davanti agli occhi.